Pozzallo chiede più attenzione ai fondi ministeriali. Modica, fotovoltaico costoso e non funzionante. Comiso, la Guardia di Finanza sequestra videopoker illegali. Al via Sicilia chilometro zero, un'etichetta per i prodotti regionali. Bentrovati con l'informazione di Canale 74. La mancata assegnazione al Comune di Pozzallo dei fondi ministeriali per il sostegno dei luoghi di accoglienza dei migranti diventa un caso nazionale. Domani un incontro a Pozzallo tra l'amministrazione, le deputazioni regionali e il senatore Gianni Mauro. Intanto la senatrice Venera Padua scrive al ministro Alfano chiedendo più attenzione per il nostro territorio. La senatrice del PD, Venera Padua, ha inviato oggi una lettera al ministro dell'Interno Angelino Alfano, avente ad oggetto l'approvazione da parte del CIPE del riparto di risorse per il piano di interventi per l'isola di Lampedusa, stabilito dalla legge di stabilità per il 2014. Se da un lato, scrive la senatrice al ministro, esprimo il mio più sincero compiacimento in merito alla recente approvazione, dall'altro non posso esimermi dalla necessità di invitare il ministro a volgere lo sguardo altrove rispetto alle medesime esigenze di quelle zone che sono altrettanto accoglienti nella nostra penisola. Ovvero non si può certamente scordare quel sud-est siciliano maggiormente esposto allo stato attuale ai flussi migratori, Pozzallo in primis, dove non è più procrastinabile un segnale forte, tangibile e deciso da parte dello Stato. I numeri degli arrivi dei migranti, sia quelli stimati pro futuro, sia quelli calcolati in rapporto agli sbarchi relativi alle annualità precedenti, sono in costante crescita. Ecco perché, senza un adeguato sostegno, anche per questo comune, sempre più alla ribalta delle notizie di cronaca per eventi tragici, quell'idea compensativa, non solo simbolica, destinata in favore di Lampedusa e Linosa, rischierà di restare monca, non riconoscendo l'impegno e il grande sacrificio per quanto riguarda l'aspetto dell'accoglienza, che in tutti questi anni e soprattutto negli ultimi due è stato portato avanti dalla comunità di Pozzallo. Confcommercio Ragusa interviene in merito alla mancata assegnazione della bandiera blu, una mancanza a cui si chiede di porre rimedio. La mancata conferma della bandiera blu a Marina di Ragusa può rappresentare un danno d'immagine e quindi di conseguenza una ricaduta economica negativa per tutte le strutture ricettive ma anche per le altre attività commerciali dedite al turismo che operano nella frazione rivierasca e più in generale sul territorio comunale. È paradossale certo che Marina, appena qualche settimana fa, abbia ricevuto l'attribuzione della bandiera verde assegnata dai pediatri, mentre adesso c'è stata questa decisione che ha fatto rimanere tutti a bocca aperta. Auspichiamo che l'amministrazione comunale cerchi di compensare tale perdita con l'adozione di contromisure adeguate. E la riflessione che arriva oggi dal presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Sergio Magro, a qualche giorno di distanza dalla mancata attribuzione del prestigioso riconoscimento da parte della FEE International. In questa sede, continua Magro, non è neppure importante comprendere di chi siano le responsabilità. Agli operatori turistici e commerciali interessa che la presenza di questo gap possa essere colmato in qualche modo per far sì che Marina di Ragusa continui ad essere percepita come la perla della costa sudorientale della Sicilia. L'auspicio ovviamente è che la bandiera blu torni a sventolare sulla costa di Marina di Ragusa. Modica, l'opposizione punta il dito contro l'impianto fotovoltaico costoso e non funzionante. È la volontà dell'amministrazione di ammodernare il sistema di pubblica illuminazione. Prima si mette in funzione quello esistente, la denuncia di Michele Colombo. A Modica si torna a parlare di risparmio energetico e ammodernamento del sistema di illuminazione pubblica della città, prevedendo anche la possibilità di sostituire corpi illuminanti obsoleti, è quanto dichiara oggi in una nota il consigliere Michele Colombo. Tuttavia, scrive il consigliere della minoranza, prima di procedere a questa operazione, che certamente migliorerebbe di molto l'efficienza dei servizi, la vivibilità e la sicurezza dei nostri concittadini, sarebbe necessario intervenire al ripristino di quegli impianti moderni
già realizzati negli anni passati, facendo scelte innovative come quelle del fotovoltaico, che sono costati parecchi soldi alla collettività e che tuttavia restano in disuso. Colombo, dati alla mano, dimostra che sul territorio modicano ci sono circa 450 corpi illuminanti ad energia solare che non funzionano. Sono numerose le zone in cui sono stati realizzati questi progetti di fotovoltaico pubblico: le contrade di Quartarella, Pirato, Pozzo Cassero e Frigintini, il Costone dell'Itria. Ma a distanza di anni questi lampioni oggi finiscono per rappresentare un simbolo non di efficienza, ma al contrario della più totale inefficienza. E senza distinzione di colori, i cittadini la considerano espressione dell'inettitudine della classe politica e amministrativa. Ogni sera, quando questi lampioni puntualmente non si accendono, il commento di ogni cittadino è di rammarico, acuendo la distanza fra cittadini, classe politica e amministrativa. Colombo demanda ora la questione al Consiglio Comunale. E a Comiso la Guardia di Finanza sequestra videopoker illegali. Sono state sequestrate dalla tenenza di Vittoria alcune macchinette da gioco abusivamente installate all'interno di un bar di Comiso. Le macchinette, infatti, che apparentemente erano dei comuni videogiochi, grazie all'alterazione del software sarebbero state trasformate in vere e proprie slot machine. Tali apparecchi, ritenuti giochi d'azzardo, sono scollegati dalla rete dei monopoli di Stato e in tal modo sfuggono al monitoraggio dell'amministrazione finanziaria, non rispettando la normativa sul gioco. È quindi il giocatore che ci rimette il più delle volte, poiché inserisce il proprio denaro in una vera e propria mangia soldi, sperando in un'improbabile vincita. Le indagini delle Fiamme Gialle sono scattate in seguito a una segnalazione al 117. I finanzieri, dopo i primi appostamenti, hanno notato strani movimenti dentro i locali del bar e, insospettiti dal via vai di persone, sono intervenuti. Hanno così scoperto, anche se ben nascoste e lontane da sguardi indiscreti, la presenza di macchinette da gioco illegali. I videopoker sono stati quindi sottoposti a sequestro amministrativo e l'esercente adesso è stato sanzionato per complessivi 8.000 euro. E ci spostiamo a Vittoria. Incontro questa mattina a Palazzo Iacono tra il sindaco Giuseppe Nicosia e i componenti del nuovo direttivo dell'Associazione Concessionari del Mercato Ortofrutticolo. Sul tavolo della discussione alcune tematiche che riguardano la struttura e il comparto agricolo in generale. In primis il nuovo regolamento per la gestione dello stesso mercato. Salvo Vassallo. Il sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia ha incontrato questa mattina a Palazzo Iacono i componenti del consiglio direttivo dell'associazione concessionaria del mercato ortofrutticolo di Vittoria, guidati dal presidente Gino Puccia, che ha motivato l'incontro con il dovere di una presentazione istituzionale al sindaco. Il presidente ha proseguito elencando alcuni temi relativi all'attività mercatale. Ci sono piccoli disservizi, ha dichiarato Puccia, che speriamo vengano superati. Vogliamo però avanzare anche delle proposte e non limitarci alle lamentele. Il regolamento del mercato è un nodo cardine che non risolverà certo tutti i mali, ma sarà sicuramente un fatto positivo. Necessaria la sinergia tra i produttori, commissionari e commercianti. Il regolamento deve costituire anche una prospettiva per il futuro della struttura, nell'ambito di un'auspicabile collaborazione tra amministrazione e associazione concessionari. Dopo anni di chiacchiere, ha dichiarato invece il sindaco Nicosia, si dovrà passare adesso alla sua approvazione anche con il parere della commissione di mercato. Oggi abbiamo predisposto una bozza più che altro tecnica, alla quale potranno e dovranno essere apportati quegli emendamenti che scaturiranno da un'ampia concertazione con la città. L'incontro di oggi, ha aggiunto poi l'assessore all'agricoltura Lisa Pisani, è molto positivo perché sono presenti coloro i quali dovranno seguire l'iter approvato dal regolamento. Il mercato di Vittoria è sicuramente un mercato alla produzione, ma perché no alla commercializzazione? Questo aprirebbe nuovi spazi e nuove prospettive commerciali nell'interesse dell'intera economia cittadina. Ci stiamo attivando, ha concluso l'assessore Pisani, per avere nel nostro mercato anche i commercianti esteri del Nord Italia. E adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Giorni di pura follia da Pavingross. Pavimenti, rivestimenti, sanitari, rubinetterie, accessori, bagno. Pavimenti e rivestimenti delle migliori marche di tutti i formati, a partire dall'incredibile prezzo di 1,99 euro al metro quadro.
L'offerta è valida dal 20 marzo al 20 maggio 2015. Favingross vi aspetta in via Sorda San Pieri 238A, strada per Marina di Modica. Outlet è il negozio di mobili e arredamenti, articoli di qualità e design a prezzo da outlet. È iniziata la svendita dei più grandi marchi di camere da letto, camerette per bambini, cucine classiche e moderne, mobili per ufficio, mobili di design. Pareti attrezzate, innovative, complementi d'arredo di alta qualità. Vienici a trovare dal 15 al 30 maggio per te sconti del 50, 60 e 70%. Outlet del mobile di qualità by Mobile Arredamenti a Modica, strada statale 115 vicino al Bar Fucsia. Tour di moto storica in arrivo nel barocco ibleo. Un programma molto articolato che non può non tenere conto del fascino e della suggestione delle bellezze paesaggistiche monumentali che solo il territorio della provincia di Ragusa è in grado di offrire. E questo è il leitmotiv dell'undicesima edizione di Moto Storiche nel Barocco Ibleo, organizzata come sempre dal Veteran Car Club Ibleo, in programma sabato 30 e domenica 31 maggio. La prima tappa di Moto Storiche si correrà il sabato alle 9.30 alla partenza da Piazza Libertà. Da qui il gruppo di Centauri si muoverà per andare a Modica e percorrere poi la strada provinciale che conduce sino a San Pieri. Alle 16.30 è previsto invece il raduno delle moto storiche in piazza Matteotti a Modica. Giusto il tempo per un caffè, per visitare i luoghi più belli della zona, prima di fare ritorno alla base a Ragusa. Domenica è il momento più impegnativo, infatti dopo la partenza delle 9.30 alle 10.30 le moto transiteranno lungo il tracciato della Comiso Roccazzo. Palacomieco a Ragusa si educa al riciclo di carta e cartone. Farà tappa in Piazza Libertà a Ragusa fino al 17 maggio Palacomieco, la struttura itinerante che da 10 anni gira l'Italia con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini ai temi del riciclo di carta e cartone. Quest'anno i padiglioni sono stati completamente rinnovati e le pareti, così come le installazioni interne, sono state realizzate interamente in cartone, che è diventato così protagonista assoluto. Un restyling disposto per festeggiare i 30 anni di attività del Consorzio Nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica e 10 anni del Palacomieco. I padiglioni, che ricordano dei grandi scatoloni, saranno visitabili a ingresso libero dalle 9 alle 19 e svolgeranno un'attività di sensibilizzazione mirata soprattutto per i giovani, affinché adottino abitudini sostenibili e vengano incentivati ad effettuare correttamente la raccolta differenziata. Come sottolinea il presidente di Comieco, Ignazio Capuano, la provincia di Ragusa ha registrato nell'ultimo anno un aumento della raccolta pro capite media di carta e cartone, raggiungendo la soglia dei 19 kg per abitante nel 2014 contro i quasi 17 dell'anno precedente, un segnale certamente positivo ma che è ancora lontano dalla media nazionale. Siamo oggi qui per questa bellissima iniziativa per la valorizzazione della frazione della carta. La raccolta differenziata passa soprattutto dalla comunicazione, perché come dico sempre un'idea può essere bellissima ma se non è partecipata e condivisa, se non lo si fa sapere ai cittadini, rimane soltanto una bella idea. Di conseguenza, in un modo giocoso e invitando anche i più piccoli a far capire l'importanza di questa raccolta, si è creata questa manifestazione. Al via Sicilia chilometro zero per valorizzare i prodotti regionali. Parte il progetto Sicilia chilometro zero, il circuito d'eccellenza istituito dall'assessorato regionale per le risorse agricole e alimentari. L'obiettivo è quello di promuovere la valorizzazione delle produzioni regionali agricole, zootecniche e alimentari di qualità, favorendone il consumo e la commercializzazione. Il progetto è rivolto agli esercenti delle attività di ristorazione e alloggio, ai commercianti, agli artigiani agroalimentari e alle imprese del settore turistico e agroalimentare, comprese le fattorie didattiche. Ora che i decreti di autorizzazione sono stati firmati, le prime 38 aziende accreditate potranno esporre il caratteristico logo verde arancione ispirato al fico d'India con la scritta Sicilia chilometro zero. L'etichetta garantirà al consumatore che i prodotti sono stati interamente realizzati e trasformati nel territorio regionale, un servizio utile anche per i consumatori che potranno contare su una maggiore trasparenza sia sui prezzi che sull'origine e la specificità dei prodotti. Le imprese che aderiscono al circuito regionale Sicilia chilometro zero si impegnano infatti a produrre un menù o un listino per il consumatore nel quale venga citata chiaramente l'origine e la stagionalità del prodotto agricolo di base, riportando l'indicazione del comune di provenienza e tra parentesi l'indicazione del chilometraggio. Meteo imperversa già in queste ore il ciclone Ferox, in arrivo sabato in Sicilia, previsti forti temporali e grandine.
Mancano poche ore, l'Italia a partire dal nord verrà sconvolta dal ciclone Ferox. Il maltempo non risparmierà anche la Sicilia sudorientale, ma a partire dal fine settimana. Niente temperature estive, spiagge tra sabato e domenica. Meglio riporre l'ombrellone, tirare fuori ombrello e keyway. Da stanotte il tempo inizierà a peggiorare dalle Alpi verso le Prealpi e quindi la pianura padana con temporali e locali grandinate. Domani ciclone Ferox raggiungerà la Liguria occidentale e il tempo sarà compreso su grande parte delle regioni del nord, dove saranno frequenti i temporali, le grandinate e possibili trombe d'aria. Domenica lo spostamento del ciclone verso la Sicilia causerà un forte peggioramento del tempo sull'isola, con temporali e grandinate diffuse. La prossima settimana inizierà invece con il bel tempo e un caldo quasi estivo. Bene, per oggi è tutto, questo era l'ultimo servizio. Vi ricordo che stasera alle 21 andrà in onda Contromano. Grazie per l'attenzione e arrivederci.